Cristian Mossino, tornato nella tua Torino, hai portato questa Supercoppa, una manifestazione importantissima, vinta meritatamente ad Eboli in finale contro la Elio 84. Come sta andando il lavoro giù in federazione a Roma? Allora, intanto vorrei fare i complimenti alla divisione 4-5, a Luca Bergamini, al suo vicepresidente Codaro, a tutto il consiglio, al presidente Abete, al consiglio direttivo, che puntiamo molto, hanno fatto un grande lavoro loro a livello nazionale e regionale, ancora in crescita, soprattutto sul settore giovanile, e la rete dilettanti effettivamente appoggia e supporta questo, soprattutto a livello giovanile. Per quello che riguarda le attività, ovviamente c'è un momento molto particolare con la nuova legge sul contratto del lavoratore sportivo, sulla caduta del vincolo. Magari avete che tanti, il presidente Abete, il presidente Gravina e la commissione che sta lavorando per migliorare il decreto legge sicuramente aiuterà e porterà delle novità e delle opportunità di modifica a questa legge che purtroppo si è caduta addosso. Quindi forza, il dilettantismo non muore, le società sono sicuramente più forti, ma tocca a noi a fare tutto il possibile affinché possano avere un supporto e aiuto sia a livello direttante, FDC, ma anche a livello governatore. Abbiamo fatto il massimo che potevamo fare, loro hanno ancora qualcosa di noi, siamo ancora nella fase di costruzione di una squadra che può giocare in un posto. Siamo partiti forti come voleva il mister, abbiamo avuto poca esperienza nel mantenere il risultato, ma vuol dire che loro hanno quell'esperienza in più che gli fa ribaltare anche le finali. Quindi, voglio dare nessun demerito ai nostri, ma Iosico, ci siamo illusi sul 2-0, però poi l'Eboli ha dimostrato tutta la sua forza, anche perché se sono campioni d'Italia un motivo ci sarà. Sì, penso che quel vantaggio lo potevamo gestire in un'altra maniera. Ci siamo tirati un po' indietro magari per poter tenere più gambe alla fine partita, visto che abbiamo avuto un vantaggio subito. Purtroppo ci sono state alcune disattenzioni che hanno rimesso loro subito in partita e poi è diventata un po' in salita quando eravamo perdendo, abbiamo avuto quel piccolo sbaglio del 4-2 e con una squadra che è il campione d'Italia in carica è difficile ribaltare. Penso che abbiamo fatto un buon portiere di movimento, l'abbiamo gestito bene, abbiamo avuto le nostre occasioni, solo che loro sono stati bravi, erano tanti gol da ribaltare. Ci proveremo un'altra volta, come ho detto, non è il punto di fine ma è un punto di ripartenza. Alfredo Panici ha una Supercoppa che non è terminata come ci auguravamo naturalmente noi piemontesi, torinesi, comunque c'è del buono in questa squadra e loro sono comunque una compagine fortissima. Sì, complimenti a loro che hanno dimostrato nuovamente di essere la squadra più forte, il campione d'Italia in carica. Tanti complimenti ai miei ragazzi che hanno fatto uno o due giorni di altissimo profilo e abbiamo dimostrato che possiamo giocare altre finali non molto lontano da oggi. Forse l'unica cosa che può aver inciso in un certo senso è l'età media un po' elevata della squadra. Ma questo dove perdi magari in alcune cose guadagni tanta esperienza, la fortuna di avere grandi campioni che nei momenti cruciali della gara, come abbiamo visto, sono stati in gara fino alla fine, sono riusciti a tenere testa a una grande squadra. Non cambierei mai i miei giocatori per nessuno.